Ciao a tutti, benvenuti con Pierpaolo che muore e diamo il bentornato a Matteo Santicchia che con la sua paresi facciale è tornato alla Francia e poi c'è Vicenzino che ha finito gli esami all'università finalmente. Ma un déjà vu! Esatto. Mi sembra di aver già visto questo scambio di battute. E sono sicuro che sei laureato in... stronzologia in merdologia. Giochi di merdologia. Beh, quando prenderai la laurea e io dirò... Quando uscirà The Last Guardian. È vero. E secondo quando me, sarei pronto. C'è un momento in cui io dico Tanza, e perché non parliamo della vacanza ma di non solo, c'è anche déjà vu che Vincenzo mi è bocciato alla laurea. L'unico uomo che verrà bocciato. L'unico sulla faccia della terra bocciato alla laurea. Ok, quindi ci dicevi dove sei andato. Allora, ho fatto un bel viaggio lungo, ben 2500 km, non intorno al mondo. Ma con la macchina, con la Picassosa? Con la Picassosa a benzina, che consuma quanto un Ferrari, mi sono accorto. Incredibile sta cosa. È incredibile. Quanti chilometri hai procurato? Zero. Cioè, 2500 km in macchina te, quindi tutta a 30 all'ora sulla corsia quella dei camion. A 120. Perché... Dovete sapere che Matteo è un guidatore cauto. Cauto, no. Un guidatore molto cauto. Che accelera soprattutto in curva. È un guidatore accelero quando bisogna accelerare. Esatto. Quindi? Mai. Quando si decolla. Con Matteo si sfrutta bene le discese, sì, le salite e scende. Freno motore. Quindi ci dicevi, cosa hai visto? No, un bel viaggio allora. Aspetta, secondo me hai visto. Hai visto, vai. La Provenza. Bravo. La Costa Azzurra. La Brianza. E un pochino di Camargue. Fai vedere il regalino che ci ha portato. Camaldoli. La Camaldoli. Mi ha portato un regalo bellissimo. Vintage dalla Francia. Ha preso da un mercatino in Francia questa confezione di tè. Degli che sarà anni 60? Anche 50. Anni 50 di questo tè che si chiamava Banania. Un tè alla banana. Infusion. Cioè infusion. Il testimonial è... Il testimonial è un amico intimo di Matteo. O di Jacopo forse. Un nero, quello proprio tipo delle colonie. Sì, 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 sì. Quello delle colonie e la confezione è bella perché è strapiena di banane. E quindi c'è questa coppia. E te l'ho regalata a te. Uomo di colore più banane che io ho apprezzato tantissimo e ho messo in pole position questo. C'è poco razzismo in questo. Allora, non l'ho fatta io questa scatola, cioè, c'era, sai, ai tempi non è che si facevano. Esatto, ai tempi degli abissini. Beh, sì, ai tempi del... vabbè. Le colonie francesi. Esatto, le colonie francesi. Un bel viaggio, una bella. La Provenza quella bella dei campi di lavanda, delle montagne, dei paesini arroccati, molto molto bello. Che punto è? Sud della Francia, sud-est. Sud-est però c'è la Costa Azzurra. Ma sopra, è proprio sopra, perché è provincia, Costa Azzurra e Provence. Con Azzurra e Provence. Ma te è quello lì della Ferrari che guida Maranello e si schianta. Dico. Anche quello del 7 Second l'ha registrato lui, registrato un'occasione bionda, sì, ma mi sono riassato. Sei pronto a fare mille cose? A spaccare il mondo? Sei pronto per Colonia? Un viaggio che consiglio perché è molto molto bello. Colonia o Provenza? Che tappa hai fatto? In Italia hai fatto qualche tappa? No, no, no. Hai fatto Terni? Terni Nizza, diciamo. Ah, subito? Subito. Sì, è partito dall'aeroporto di Terni. In macchina la sera? Ci hai messo 28 ore? No, no, abbiamo messo 8 ore. Sì. Allora, 8 ore, Matteo, 8 ore non ci ho messo nemmeno io, è possibile, Terni inizia 8 ore. 8 ore. Senti, Matteo, l'unica domanda che siamo partiti alle 10, siamo arrivati alle 19 perché ci siamo fermati. 9. L'unica cosa che interessa ai lettori è c'era la gnocca? Beh, sì, Terni, ovviamente sì. Terni Nizza, 7 ore e 7 minuti. Sì, sì, non è. Quindi sei andato più lento della media di Google. Per la mappa, noi ci metteremo 6 ore. No, beh, fermati 2 ore per pranzo. Poi purtroppo la Liguria era. Ha fatto un signor pranzo. Beh, no, pranzo, me coglioni, ma te. Hai già ristorante. Ma è anche quando andate a cena fuori con gli amici, sto 2 ore a pranzo. Due stop, pranzo e merenda. Giusto. No, più che altro attraversare la Liguria è sempre un tracollo. Passi per Genova, è sempre un tracollo. Va bene, grazie dell'informazione. Hai giocato qualcosa mobile mentre stavi fuori? Sì. È un giochino che avevo scaricato prima. Guida sicura? No, sì, guida sicura. avevo scaricato all'epoca prima di strada. Partire. Colossatron che era tornato gratuito. Poi Evil Defenders, che è un tower defense carino. E S-Pixel qualche cosa. Forse è portato, portato il tablet? Sì, sì, bravo. Sì. Bravo a te. Hai fatto tante foto? Ma 300 tutte selfie? No, 5 o 6 selfie. Matteo Selfie lo chiamano adesso. 5 o 6 selfie.
Ma Santicchio è il nuovo Perry Snob. Va bene, dai. Perché Perry Snob? Perché si è perso della aggiornatemi. Tre puntate sui DLC con Perry, abbiamo infamato in tutte le maniere possibili e immaginabili. Perché Perry è un po' vecchio stile, ecco. Lui è un giovane vecchio lui. Esatto. È old boy lui, veramente. Gli ex sviluppatori di Call of Duty Modern Warfare fondano un nuovo studio e lavorano stranamente in FPS. C'è la bidella. C'è la bidella oggi. Bidella. Bidella, hai portato a mangiare? Un caffè. Quindi lavorano a un FPS, quindi non è che scusami? Gli ex dipendenti, gli sviluppatori di Call of Duty. E quali ex dipendenti? Modern Warfare. Ormai sono tutti ex dipendenti. Infatti c'è il gruppo di Infinity Ward. Luca Ward. È un gruppo di Infinity Ward. Ma questo fa capire che lavorando in Infinity Ward ti forma, insomma, lavorare in Infinity Ward ti forma in una grandissima varietà di generi, no? Leggiamo qualche... Tutti zitti adesso. Stambo Luigi, aspetta. Discutiamo. Va bene, andiamo avanti. Domanda per Paolo: alla luce del finale di The Wolf Among Us, come giudichi il gioco complessivamente? Purtroppo sembra una cazzata, ma non l'ho ancora finito. Sono arrivato esattamente perché l'ho iniziato qua su PC, su Steam. Cioè, sono giocato zitto. Sono arrivato esattamente. L'ho ricominciato su iPad perché io in verità l'avevo giocato tutto su iPad. E sono arrivato esattamente allo stesso punto dove finisce la sala giochi che avevo registrato la settimana scorsa. Quindi ancora non l'ho finito in realtà. Va bene. Lo giudico per ora sicuramente 100 volte meglio della seconda stagione di The Walking Dead. 100 proprio. A che siamo arrivati con The Walking Dead? Per il terzo episodio, se non sbaglio, proprio l'ultimo episodio è di una. Lo vuoi leggere il fumetto di Fable? Cioè di Wolf no, Among Us. No, grazie per molto carino. Greco, ma loro non ce la fanno proprio comunque a portare avanti, cioè a mantenere una cadenza regolare. Ma adesso con la Borderlands Tales from the Borderlands, Game of Thrones. Borderlands. Vabbè, basta, adesso hanno finito The Wolf Among Us. Però hanno avuto quattro giochi contemporaneamente. Sì, ma The Walking Dead finisce entro l'estate, che secondo me a momenti esce il quarto episodio e massimo inizio settembre esce l'ultimo. E secondo me a settembre inizia Borderlands, lo fanno andare subito dopo e l'anno prossimo Game of Thrones. Secondo me lo fanno cadere in contemporanea alla serie. Ma hanno preso quella deriva da Kentucky Road Zero che ci mettono mille anni a finire. Io devo ancora scrivere la recensione del Moglioni, ogni bravo, volta ci penso. Bravo, porca troia. Ma ti devo scrivere adesso? Quanti mesi sono? Che la devo scrivere? Almeno due mesi. No, un mese, prima delle tre. Comunque, andiamo avanti, dai. The Last of Us è gold. Yeah! Speriamo che ci arrivi sto cacchio di gioco per trovarlo un po' prima dell'uscita. Ecco qua, invece Square Enix ha lanciato un conto alla rovescia per un certo Final Fantasy Record Keeper. Chi? Record? Secondo me è un'applicazione per non Tower Defense, mi dà proprio odore di Tower Defense. Peggio, è un'applicazione di quelle per fare ginnastica a tema Final Fantasy. Beh, guarda, sarebbe più interessante del Tower Defense. Dai, parliamo di roba più seria allora. Dishonored 2. Forse mostrato alla Gamescom. Ci credi, Greco? Ci scommetti il pub? Ci crediamo. E il pub? Guarda, ho almeno due crediti di pub scommesso e non perso. No, scommesso e pago. E fai, ci scommetti o il pub? No, così non ci scommetto. Ok. Cioè, nel senso, ci scommetto sì che non la esce. Palla? Ci scommetti il pub che non esce. Quindi che non è annunciato. Se viene annunciato, ti tagliamo il pene. Va bene, dai. Se viene annunciato, vengo il giorno dopo con la barba fatta con i peli di cazzo. Oh, ecco, è arrivato il bidello. Siamo in diretta. Ok. Con la barba fatta con i peli di pub come Jackass, se effettivamente viene confermato. Poi bidello alza le mani. Allora, c'è il sceriffo. C'è Street Fighter 4 Arena, che ne dici? Ma Arena è inteso che fa Lello Arena, cioè Lello Arena, no, suggelato. Cioè, scusate, però rispondo seriamente, che prendiamo un po' di serietà. Luca Santella 2, che è il primo che fino a fatto. Non so, infatti, l'uno, dove è finito il tuo numero uno? Santelia, comunque. Che si. Santelia, perdona, mi sembrava un duello. Santella, dicevo, tanto è brutta la seconda stagione di Walking Dead. No, non mi fraintendere, non è brutta, è una cosa da non comprare. Secondo me adeguatamente al di sotto della prima stagione è un bel gioco, ma per ora ancora non sono arrivato nella fase di dire mamma mia che figata incredibile. Mi è piaciuto molto di più The Wolf Among Us, soprattutto come inizio. Poi tutti dicono che The Wolf Among Us finisce malissimo, io voglio giocarlo e poi valuterò. The Walking Dead vivacchia. Grazie per Paolo. Prego mille. Microsoft porta Cortana nelle scuole. Porta? Cortana nelle scuole. Ma non era digitale Cortana, come fa a portarla?
La bottana vestita la cortana, se non anche sono... rimana. No, ci sono un po' di notizie. Ah, il presidente dell'UFC vorrebbe vedere Chuck Norris nel prossimo gioco. Sì, sì. Di Electronic Arts, quello è quello fa ridere, quello lì. Fatto, subito, hanno, subito trollato, hanno subito trollato perché contemporaneamente Electronic Arts chiedeva cosa volete in Mass Effect, nel nuovo Mass Effect, e la gente ha cominciato a fare vogliamo Chuck Norris. No, figa. E ci sta Chuck Norris confermato? No, confermato no. Cioè, è tutta una questione di, adesso di diritti. Perché chiaramente dopo Bruce Lee, chiaramente devi avere anche Chuck Norris. Anche Chuck Norris. No, notizia che leggevo, importante, pare che Microsoft si prepari a dei grandi licenziamenti. Ah, sì, di massa, sì. A 360 gradi, si parla di migliaia di dipendenti. Purtroppo l'assist, in una casa non ci sta più Antonio. Cioè. È già stato licenziato, è stato il primo, esatto. Quello che apre la serie. È troppo facile, ragazzi. Apre la serie di licenziamenti Microsoft. Sì, e quindi anche la divisione Xbox potrebbe essere coinvolta in questo grandissimo sterminio di massa. Porca, allora, facciamo un po' di conoscenza a termini tecnici. Dice, chiede giustamente, magari un ragazzo che ci segue da poco oppure non è estremamente dentro al settore, chiede Big Boss 2696 cosa significa è entrato in fase Gold. Che lo sviluppo è terminato. Stanno stampando i dischi. Stanno cominciando a stampare i dischi. Quindi il codice finale è stato completato, non viene più toccato, viene mandato alle stamperie, come cazzo si dicono, per fare i CD, e poi vengono mandati sui server i file pronti per essere deliberati, mandati agli utenti, ovviamente bisogna creare la scheda prodotto e varie cose. Però il gioco non viene più toccato. E lo sviluppo è terminato. Poi ovviamente possono uscire delle patch successive per aggiustarlo. Però tutto fermo. Viene da il fatto, si dice, andare in gold viene dal fatto che la copia finale che parte dall'azienda di produzione e va nelle stampatorie, diciamo sono fonderie, come vogliamo chiamarle, è fatta praticamente, il disco è fatto con una sottile lamina d'oro, perché quello è il master che viene poi utilizzato per fare tutte le copie, quindi deve essere molto più resistente. Infatti ogni volta Vincenzo va nelle fabbriche pronto a rubare come rame. Esatto. No, ma lo fanno qua negli acciaierie a terra. E da qui viene il going gold, per il fatto appunto che è stato fatto, cioè è stato prodotto la copia, quella d'oro, che è quella finale che viene portata in giro. Tra l'altro Matteo conferma Fatigno, 1997, che Lion ha fatto uscire un'edizione economica di Fables a 3,30 euro in sì, bianco e nero. Sì, quella che sto leggendo io, che in bianco e nero è il formato Bonelli, che non è il formato originale né a colori, però si legge. Dice, no? Perde molto poco. Se non l'hai letta mai è una buona. Ma merita? Sì, è piacevolissimo. Piacevolissimo, fra di tuo superlativo? Non è un superlativo, dico piacevolissimo, che è una bella idea, una bella trovata, si legge. Tanto Saga esce a ottobre, quindi nel non è né Saga né Watchmen. Potresti leggerti qualche altra cosa. Tipo Y che ti ho dato da una vita. Y mi devo leggere, infatti. E l'ultima cosa, The Walking Dead e The Wolf Among Us, confermiamo che non sono sottotitolati in italiano come da tradizione di Telltale, ma c'è un gruppo di ragazzi che, se non sbaglio, The Wolf Among Us è arrivato fino al quarto episodio, già tradotto. E The Walking Dead dovrebbe aver fatto anche già il terzo, ovviamente solo lo potete utilizzare questa traduzione amatoriale solo se prendete la versione PC, naturalmente, perché dovete copiare i file dentro la directory. Allora, un po' di domande su Twitter, ma prima vorrei citare Skillo777 che dice: cosa ne pensate che su eBay c'è gente che vende giochi completi promo? C'è la gente che vendono giochi è legale, come lo ottengono? No, assolutamente illegale, c'è scritto sopra, non può essere venduto. Potremmo intervistare qualcuno in zona purtroppo si usa farlo purtroppo talvolta, è illegale, però le copie sono perfettamente identiche a quelle, certo, che trovate in negozio. Poi salutiamo Stefano Flores, che ieri prendevamo in giro per break Gamescom, ricordi che ha scritto male, si scusa e fa una domanda scritta in italiano perfetto: cosa ne pensate della virgola, secondo me ridicola, virgola, situazione tra Bungie e gli utenti Xbox? Perché è ridicola situazione? Perché gli utenti Xbox sono un po' avvelenati dei contenuti esclusivi di Destiny, poi più che altro gli utenti Xbox dovrebbero essere abituati, perché nell'era PS3 Xbox 360 tantissimi titoli Xbox 360 hanno avuto contenuti esclusivi rispetto a quelli Sony, forse un po' più avvelenati perché Bungie è sempre stata legata ad Halo, ma adesso Bungie si è liberata di Halo, non lo vedo un grande problema, sono accordi economici, ma tanto il gioco nel suo cuore sarà completamente giocabile anche su Xbox One, sì, ovviamente se siete multipiattaforma forse PS4 c'ha più contenuti, però se no sti cazzi, giocate tranquillamente a dove vi pare. Secondo noi, chiede Xerath Dragons, come vanno le vendite di PS Vita, visto che Sony dice che i titoli AAA sono incerti sul mercato occidentale?
non è che vanno male, cioè vanno male o bene. Sony si è resa conto che non gli va a far starci dietro, sia come sviluppo, costi di sviluppo dei titoli AAA, sia evidentemente come vendite verso un certo tipo di pubblico. Vende per gli indie, vende per gente come Vincenzo Lettera, quindi è normale che va un po' così. Ci sono novità per chiedere Antonio Paolillo su No Man's Sky? Zero. Mi chiedono periodicamente se ci sono novità su No Man's Sky. C'è un super interesse verso No Man's Sky. Sì, tantissimo. Incredibile. Che a livello visivo è molto bello, è concettualmente figo, poi vediamo se riescono a farlo. C'è una data precisa di uscita per The Division e Rainbow Six? Assolutamente Mario. No, per entrambi. Vi direi di non aspettarli. Allora, Rainbow Six dubito anche per la... Cioè, io secondo me non esce nessuno dei due per il 2015, quindi... Laurentius ci dice: cosa ci aspettiamo delle novità di Mass Effect al Comic Con? Ah, guarda, proprio io veramente mi aspetto delle grandissime novità di Mass Effect al Comic Con. Un primo reveal, a parte quello, quei video che hanno fatto durante la conferenza Microsoft. Secondo me saranno dei chiacchiericci di niente proprio al Comic Con di The Sims. Sì, di The Sims, di Mass Effect. Non lo so. Francesco Caputo: come mai la modifica di Xbox One e PS4 è quasi disponibile e quella del 3DS non esiste? Tra parentesi, sono un pro original. Tipo è pro... Sì. A parte non lo sapevo che ci fosse una modifica in atto. Però è super interessante il fatto, ne parlavo l'altra volta, che... Tu che sei tutto, ma è vero che c'è una modifica in arrivo per Xbox One e PS4? Taroccata? Sa nulla, sta già lì a macchinare. Mi sembra strano, no? Perché già la modifica per Steam, Jacopo, è uscita? Adesso no, la modifica per Steam. No, ancora non no. Sei bello di spalle in TV. È super interessante il fatto che il 3DS effettivamente siamo arrivati ormai quasi comunque a buon punto del ciclo vitale. È stata brava Nintendo, ha castrato così tanto il sistema a livello firmware che è difficilissimo da craccare, quello che si dice. L'annuncio importante di Sony alla Gamescom, chiede del Brave Squirrel, sarà quello di Mark Cerny, l'indie di Mark Cerny? Non lo so, ho un grado di attesa anche per l'indie di Mark Cerny, che veramente sono eccitatissimo. Allora, tenete conto che Sony, che noi sappiamo, possiamo dirlo, nel senso si può discutere, c'è il titolo Guerriglia, che potrebbe essere annunciato, il titolo di Media Molecule, che sappiamo che sta lavorando a un nuovo titolo, che non è Little Big Planet perché l'ha delegato. E poi c'è ancora un'altra roba che non possiamo dire invece, che però in realtà si è parlato di Housemarque, ha detto c'è un nuovo titolo di Housemarque, non sappiamo forse anche quale, ma non lo diciamo, però si è parlato pubblicamente del fatto che stiamo sviluppando un altro gioco. Allora, ci sono, c'è una domanda interessante, una domanda di critica, polemica, molto interessante, di Schillo 77 Cent, che chiede prima di tutto chi consideriamo concorrenza, cioè quali sono i siti di concorrenti che reputiamo validi, e dice: visto che la super diretta è stata un po' copiata ovunque, che fine hanno fatto le dirette XL, perché le abbiamo smesse di fare, e che fine hanno fatto la gnocca nelle super dirette, in pratica San Diego, che fine ha fatto? E dice: che fine ha fatto la gnocca in super diretta, che fine hanno fatto le due precedenti, peccato erano meglio dei Pampers, scritto Pumpers tra l'altro. Della macchina. Allora, siti concorrenti, vabbè, più o meno li riteniamo tutti quanti validi, se devo essere sincero. Senza fare nomi, ce ne sono alcuni che riteniamo più o meno validi. Ovviamente siamo più legati a chi fa questo lavoro da tanti anni, che reputiamo più professionale, ovviamente, perché magari hanno lavorato sulla carta, perché sono con noi da 15 anni, quindi hanno avuto un'evoluzione. Anche noi siamo migliorati, nel senso, abbiamo fatto tanti errori anche noi in passato, su certe cose siamo migliorati, quindi ovviamente abbiamo più o meno preferenze. Sì, diciamo che allora tendenzialmente quelli che consideriamo un pochettino al di sopra rispetto al Mare Magnum di blog, sita rete e tutto quanto, sicuramente sono per noi quattro dell'Ave Maria, che sono i due siti che hanno preso la licenza estera, quindi IGN e Eurogamer, e seguiti ovviamente da Every Eye e Spazio Games, che sono gli altri due un po' più in linea con noi, indipendenti, che vanno avanti e con cui ci troviamo. La Super Direct XL assolutamente sì, perché comunque il costo, il rapporto costo-beneficio non giustificava quel tipo di produzione, comunque la produzione costosa, pesante, poi comunque di sera, non era semplice ore. Sempre collocare il gioco al momento giusto, non potevamo, certe volte dipendeva l'esclusiva se potevamo avere accesso in base al publisher, c'era tutta una serie di cose e non giustificava poi il numero di persone che effettivamente la seguivano.
e lì si agganciava l'ipotesi della figa, che poteva essere Annalisa si chiamava, sì, poteva essere Annalisa, esatto, o a suo tempo mille anni fa che c'era pure la Ruffinelli, la Giulia Ruffinelli, poi in realtà si sono persi perché senza collocarle in una cosa sensata non ha, non è che basta metterla, esatto, qui, cioè, ho capito che vi fa piacere vecchi malati, anche a noi ci mancherebbe, anche a noi, però magazzino pronto. Per cui insomma ce ne sta di cose. Fa ridere effettivamente Fatigno, confermo. Fortnite, che dopo che gli ho detto peste e corna, sono usciti 2 milioni di video, anteprime, pubblicazioni varie. Sì, veramente. Noi perché seguono sempre la pausa caffè, si sono infatti. Our friends for Paolo. Vincenzo, carissimo, rendici partecipe di qualcosa di interessante. No, stavo leggendo una domanda di un lettore su in chat che dice praticamente che se è vero che se Activision non fa nulla con il franchise Crash entro il 2021, ho letto quella cosa, perdono i diritti sul trademark. È vero, per vabbè, poi ci sono tutta una serie di spiegazioni attorno tecniche, sul fatto che non devono, cioè comunque loro firmano un contratto per cui dicono chiaramente se lo usano o meno questo trademark. Esattamente. E per il 2021 probabilmente non varrà nemmeno più il fatto che loro guadagnano con Crash su PSN praticamente con i vecchi capitoli. Christian ci il discorso chiede... il discorso è tutti quanti aspettano con super ansia un eventuale nuovo Crash. Il discorso qual è? È che comunque dietro non c'è Naughty Dog. Quindi anche se ve lo tira fuori, noi sappiamo comunque con Crash, com'era Crash Bash, no? Il capitolo non fatto da Naughty Dog, sì, che faceva anche abbastanza cagare. Quindi io non aspetterei con tutta questa ansia, e comunque a loro basterebbe anche pubblicare un terrificante running game su iPhone che si chiama Crash. Sfruttare il franchise senza perdere il diritto. E hanno risolto. È anche vero che da qua al 2021 può talmente tanto cambiare il mercato che l'appeal di un franchise come Crash Bandicoot potrebbe essere zero fra altri 7 anni. È chiaro che ci sta la nostalgia dei giochi, cioè pure a me piacerebbe rivedere il personaggio prima o poi. Certo, ovvio. Però insomma andiamoci cauti anche con le aspettative, perché il Crash che uscirebbe è sicuramente... potrebbe essere quello che un tempo è stato, ma ovvio, ma è cambiato proprio anche il mercato, cioè non è soltanto una questione di non lo fanno i creatori originali, anche oggi come innesti un gioco del genere alla luce del mercato odierno, cioè non è così semplice. Quindi si tratterebbe di reinventare il franchise in un certo modo, e non è detto che poi funziona. Christian ci fa due critiche, ci segnala due mancanze, entrambe per GameCube, come scheda sul sito. Io cito: manca Knockout Kings 2003, non so anche cosa sia, e se possiamo inserirlo, e manca FIFA 06 sempre per GameCube. Quindi credo, prendi nota per favore. FIFA 06 effettivamente sono un paio di giorni che ci stavo a pensare, mancava la versione per GameCube. Christian H ci ha fatto questa roba, ma il nostro Christian? No, Christian H, perché da così magari aveva detto il nostro Christian. Christian H. E Eugenio invece dice che Matteo sembra più sexy del solito, secondo me. Ma è vero, è tornato molto più sexy del solito, perché ho preso un po' di sole, non sono più giallino, sono un po' cammina un po' strano. Cammina un po' a gambe larghe, ma è più sexy sicuramente. C'è una bella domanda su cui possiamo discutere, di Trix. Qui voglio sentire anche Vincenzo, che è abbastanza conoscitore del mercato da questo punto di vista. Chiede Trix: che senso ha per voi la strategia di CD Projekt Red di lanciare un teaser video per Cyberpunk 2077 anni prima del lancio del gioco? Non è un po' presto per creare dell'hype? Serve per capire se il gioco ha senso di essere prodotto in base alla risposta del pubblico? E ci aggiungo, mentre tra l'altro nel frattempo sta lavorando a The Witcher 3, che naturalmente deve prendere il più grande, diciamo tutta i riflettori lo deve andare a prendere il gioco The Witcher 3, che uscirà anche prima di Cyberpunk. Perché secondo te, Vincenzo? Bisogna vedere da caso a caso, perché non si può generalizzare, nel senso che non è molto probabile, comunque è possibile che loro avessero una scaletta a livello di comunicazione per cui che è cambiata in corso d'opera, per cui qualcosa è andato storto nel frattempo, oppure semplicemente hanno sbagliato. Vedi il caso di Fortnite, che loro hanno dichiaratamente detto che avevano sbagliato ad annunciarlo così presto, che mancava completamente il gioco. Infatti c'è stato il nulla più assoluto fino a pochi giorni fa, quando hanno fatto finalmente vedere qualcosa di sensato. Lì bisogna vedere che cosa è successo. È chiaro che
cioè i team possono portare avanti più progetti contemporaneamente e decidono delle milestone, no? Decidono noi nel periodo X dell'anno Y facciamo vedere, facciamo la comunicazione col teaser. Comunque è tutto molto scalettato quando raggiungi un certo livello di grandezza, livello di azienda. Lì può essere andato storto a livello di comunicazione, per cui nel frattempo hanno deciso che non è più il momento di mostrare qualcosa finché non ci sarà qualcos'altro di concreto sotto, oppure semplicemente è una decisione voluta, però non condivisibile. Per te, Matthew? No, secondo me è una scelta voluta. Mostri il... Beh, sicuramente è voluta, perché è un pezzo che per sbaglio. No, nel senso, non mostri, poi non mostri più nulla perché c'è stato un problema e non hanno nulla da mostrare. Sapevano che il gioco sarebbe uscito dopo 2, 3, 4 anni, intanto fanno vedere che il gioco c'è, una IP nuova, un certo peso, comunque c'hai il giocone che uscirà dopo 2 anni, intanto mostri che il prossimo titolo sarà quello totalmente diverso rispetto al passato, intanto fai vedere che c'è un progetto nuovo, cazzo, molto molto grosso, e intanto dici c'è, dopo io sono, molte di quelle cose... Io sono molto con Matteo, nel senso esci con, che... Esci con The Witcher e dopo un anno esci con secondo, dal esatto, nulla. Secondo me, prima di tutto, loro basa anche il fatto che sono indipendenti. Quindi, secondo me, far vedere in un momento come è stato quello due anni fa, un anno fa, quando l'hanno annunciato, che due non ormai è la software house di The Witcher e basta, ma dicono abbiamo preso un altro diritto, altri diritti molto grandi, l'universo di Cyberpunk. Quindi dicono, allora facciamo un teaser potente, che a livello di sviluppo ci costa zero, perché tanto l'avranno dato in appalto, qualcuno gli ha fatto il CGI. Più che il teaser del gioco è il teaser dell'acquisizione. Noi abbiamo preso Cyberpunk, quindi faremo, abbiamo un altro franchise in lavoro, pubblico, ma soprattutto publisher, cominciate a chiamare, ne discutiamo. Secondo me loro gli serve anche per quello, per capire se effettivamente c'è un interesse, se c'è un interesse anche per chi potrebbe finanziare il progetto di lavorazione, perché secondo me non sono abbastanza grandi da poter tenere in piedi totalmente entrambi i progetti. Non secondo me sono un team che si sposta, cioè adesso il grosso sta da una parte e lì sta in preproduzione, sicuro, poi ma ci spesso, spesso capita così, nel senso che non è che quando decidono di lavorare su due progetti il team diventa 50 e 50, esatto. Cioè magari in preproduzione ci lavora un gruppetto, un 10% del team, e poi fanno una staffetta i programmatori o comunque quelli più a livello artistico, non so, gli sviluppatori più versatili. Il discorso, ricordiamoci, è che molto spesso questa cosa ti torna indietro come un boomerang. Secondo me, col senno di poi, The Last Guardian sarebbe stato mostrato molto dopo. Cioè, delle cose Fortnite, possono capitare in mezzo che ci stupino i piani. Umberto dice che l'annuncio di Cyberpunk sia stato dettato dall'acquisizione della licenza. Quello che era inevitabile, solo perché hanno mostrato. Cioè, pure secondo me, loro, per loro è stato talmente un momento cruciale dire abbiamo preso i diritti di Cyberpunk, che si sono attivati per far vedere che li avevano e che non erano più la società di The Witcher, punto. Guardate, siamo anche a fase Cyberpunk, poi ne parliamo fra 3 anni, però intanto sappiate lo stiamo facendo, quindi state tutti un po' alla finestra. Comunque quindi sicuramente non The Witcher non è che avrebbero fatto dopo un anno il gioco, esatto, quella cosa non ci si scappava. Ci sta un inglese in chat. Si capita ogni tanto, dice non capisco un cazzo di quello che state dicendo ma mi piace. Hi guys, I don't understand. Ciao. Capita spesso questa ciao, cosa. Ciao pizza, mandolino. E fa ridere. Tuppe tuppe maresciallo. Allora, su Twitter vediamo un po' se c'è qualcosa. Consigliate Faster Than Light su iPad? Assolutamente sì. Tranne che per il prezzo. Quanto costa adesso? C'è stato il super c'era sconto. C'era lo sconto. C'era il super sconto per un po'. Ma adesso mi sembra sia ritornato a quel prezzo fuori di test, tipo 10,99, 12,99. Un prezzo... 10,99 è impegnativo. Mi sembra abbia un prezzo super impegnativo. Domanda del secolo di Marco Campagna. Curiosità, se aveste a disposizione un budget importante, uno studio AAA, che genere di gioco fareste uscire? Prego. E c'hai sia il budget che il team top, quindi c'hai Naughty Dog e i soldi di Microsoft. Uno stealth, un gioco stealth farei uscire, se avessi i soldi infiniti. Io farei uscire World in Conflict 2. Free to play pieno di DLC. Anzi, giù un MOBA, fare uscire un MOBA stealth. Io lo Skyrim e il Fallout della vita, proprio quello proprio massimo, incredibile, fatto bene. E subito basta aspettare 20 anni per ogni gioco del genere. Vedo Jacopo spaesato in cerca della Jacopo, che vuoi?
Will Milan 46, cosa ne pensate del nuovo gioco di in sviluppo da Naughty Dog? Secondo voi è una nuova IP o un seguito di The Last of Us? Potrebbe essere anche The Last of Us 2. Ma io escluderei il seguito di The Last of Us. Secondo me quasi addirittura escluderesti no, proprio. Che arriva, ci metterei la mano sul fuoco che The Last of Us avrà un seguito. Che questo progetto qui in sviluppo sia già il seguito di The Last of Us, che esce prima di The Last of Us, non ne sono tanto sicuro. Vabbè, loro è da un po' che mostrano il desiderio di riprendere Jack and Dexter. Non so se questo è il po', però probabilmente prima o poi Jack 4 arriva, perché loro hanno già fatto un lavoro di ricerca. Il profeta di Cienzo. 8,99 FTL su iPad, 9 euro costa. Mi ricordavo 10,99, mi ricordavo. Invece 8,99. Nefilim 888, Vincenzo il punto doc che fine ha fatto? Arriva. Ah, questi punto doc. Arriva. Probabilmente arriva. Già settimana prossima arriva quello nuovo. Se non forse già questo weekend, se il nostro Bazza lì dietro è un campione del mondo. Gli dici qualcosa? Non gli posso dire nulla perché dovevi vedere come si è presentato sti giorni. Come si è presentato? Il solito, ma da punto di vista estetico. Estetico. Era il look Santa Monica, smanicato sandalo. Mostruoso. Smanicato mostruoso. E sandalo col pedalino. Mostruoso. sandalo pedalino. Dal Bermuda e maglietta smanicata. Direttamente dalla Germania Est. Direttamente dal mare d'Eterni. Dal mare d'Eterni. Schifo. Comunque andiamo avanti. Si mancava il borsello. Che schifo, dai. Che schifo, solo il pensiero proprio. Pensiero. Proprio, schifo. Che dica, no? Su Twitter più o meno ci siamo, notizie sul nuovo Stronghold. Ancora, un'altra volta. Aspetta la Gamescom, me l'hai già chiesto ieri, non so se sei lo stesso. Ma poi c'è Umberto Francesco. Punto Muglioli. Esatto, aspetta la cosa. Aspetta la Gamescom. E ci sarà, Umberto ne riparlerà di nuovo perché proprio si è fatto piazzare l'appuntamento il prima possibile per poterlo vedere subito e parlarne subito. Parte due giorni prima. Andrea Viora ci chiede su PlayStation TV se arriva in Italia, quando e cosa ne pensiamo. Tu non lo portavi degli altri. In linea teorica era molto interessante, però siccome Vita sta andando male si porterà in dono anche PlayStation Vita TV. E poi ci sono anche già altre soluzioni a 99 euro adesso, quindi l'Apple TV sta arrivando, probabilmente Amazon Fire TV arriverà anche da noi, quindi boh. Concettualmente era interessante, però diciamo che Sony non pare che la stia portando tantissimo avanti. In termini di supporto e altro, vediamo. Bello, tutti si fanno i fatti loro. Tutti zitti. Okay. C'è un gioco in silenzio, vediamo quanto duriamo. No, va bene. Consigliare qualche gioco da giocare assolutamente su iPhone o su iPad? Chiede Pablo Agnesi 95. Assolutamente? Assolutamente. Absolutely. Tiny Thief. Sì, è un po' il primo che mi viene in mente. Vabbè, non è che ha chiesto uscita adesso. No, è stato pure gratis per un paio di giorni. Me Tiny Thief è il primo che mi viene in mente. Poi Kingdom Rush. Bravo, e Frontier. Entrambi Kingdom Rush. Tears for Fears. Everybody wants to Wayne Soul. La briscola, che è sempre un classico. Che solitario. Spiders. Wayne Soul, che è assolutamente un roguelike, però con progressione molto. Appena uscito, mi sembra. Dall'altro. Da poco. Leo's Fortune, molto bello. Poi il gioco di Messi, quindi Leo's Fortune. Qual è il quello che dici roguelike? Wayward Soul, Carry on my Wayward Soul. Gli darò due. Esatto. La prima canzone. Grande. Avete giocato Monument Valley. Carry on my Wayward. E poi Hearthstone, se volete perdere la vita lì sopra. C'è un amico, Davide, conosce anche Matteo, anche di Matteo, che gli sta perdendo la vita sopra su iPad. Allora, abbiamo col tempo che c'è è l'unico che esatto che può giocare. Tekken 7 per PC. Tekken 7. W lo chiede, bah. Tekken è sempre stato abbastanza consolo. Ne ho parlato un po' pure ieri, se non sbaglio. Ah, perché PC, lui voleva su PC? Mi sembra che sentire pure. Sì, senti che Jacopo voleva per giocarlo con mouse e tastiera. Si è comprato Tekken il PC 7. Nuovo apposta. Che voleva giocare, lui piace giocare i picchiaduro con la tastiera. Jacopo piace giocare. Senti, ci chiedono ancora un sacco di Elder Scroll Online, sia in chat che su Twitter. Suppongo due persone differenti, ma non si sa mai. Cosa ci chiede? È così. Novità su Tesla, ogni tanto. Novità arriveranno, guarda, dopo questo weekend ci sarà il mega panel al QuakeCon. Con intitolato Il futuro di The Elder Scrolls Online, tenuto dai due mega designer del gioco. Sotto di Tesla. Quale futuro? Il sottotitolo è, no, perché è il futuro di Elder Scrolls Online, fra parentesi c'è il punto interrogativo, perché sono tutti là a chiedersi, e probabilmente lì si discuterà o della prima grande espansione, se effettivamente vogliono farla andare avanti, magari della versione console che fine fa,
magari a seconda dei dati di accesso di un eventuale free to play. Mi sembra ancora prematuro in realtà per parlare già del free to play, però ci sta che se non parlano dell'espansione o non parlano della versione console, sicuramente parlano almeno dello stato del gioco. Purtroppo non sono mai usciti dati post vendita di abbonamenti attivi, se non ricordo male, di Elder Scrolls Online, furono solamente al momento del lancio. Non credo stia andando proprio fortissimo, che sono lì che dicono, gridano al miracolo, ho paura di no. Skillo 77 Cent, quello di Superdiet XL, ci chiede: avete il jailbreak? Avete? Il jailbreak. Quindi così. Jailbreak. Shovel Knight uscirà anche su PS4 e PS Vita. Per adesso non è stato manco annunciato, però ci può stare. Intanto so che ormai fa uscire tutto prima o poi. Dei giochi molto interessanti. Alle brutte lo affida. C'è sempre tipo uno o due team che si occupano sempre solo delle conversioni di giochi indie. Probabilmente affiderà pure questo qui. Grande, cioè. E va buono. Persino sbloccabile in Tekken 7. Va bene. Sicuro no? Che direi che mi sembra che siamo sbloccabile. No, direi che siamo in un momento di grande stasi mentale. Beta di Destiny, ci sono dei problemi per l'Europa. Addirittura? Di che tipo? Mi sarebbe dire dei problemi, si potrebbe avere il codice. Allora, purtroppo, ecco, parliamo di Destiny. Purtroppo la beta di Destiny, a quanto pare, sono blindatissimi i codici in Italia. Diciamo così, sembrerebbe esserci questa la cosa. Quindi, a quanto pare, veramente l'unico modo per poter giocare alla beta di Destiny è preordinare il gioco. Che sia in digital o che sia in negozio, sembra essere per il momento l'unico modo per accedere di sicuro alla beta di questo weekend. Quindi fate le vostre valutazioni se volete giocarlo. Io credo sia possibile che magari faranno un'altra sessione di beta ancora a cavallo dell'estate, magari uno stress test un attimo prima dell'uscita del gioco. Però almeno noi non credo che andremo a regalare codici. Ci sarà un gran bel concorso su Destiny, non possiamo dire altro, che sarà sulle nostre pagine, quindi seguiteci comunque, ma non credo che daremo non daremo le chiavi per la beta. Matteo, il tuo cinecomic preferito? Mio cinecomic preferito? Lo chiede Precons. Che Destiny forse si mantengono i dati anche per la finale. Figo. Forse quello tuo preferito. Sei un campione. Che l'hanno ripassato ieri sera su Sky Cine 20 più 24. Non lo so, ieri sera ho rivisto Superman invece. Quale? Quello, l'uomo d'acciaio. Pure io l'ho visto. Quello di con Cavill. Quello di Snyder, sì. Snyder. Sì, non è male. Boh. Non è male. Visivamente è molto bello. A te piace Kevin Costner, quindi perché ha messo la sigla quest'anno? Sì, è partito improvvisamente. Oggi Jacopo torna dalle spiagge. Sì, è proprio in forma. Sta solo qui per passare a fare le mosse senza di niente di utile, ma per fare delle cappellate ogni tanto. Beh, infatti scrive un ragazzetto si farà, come si sa. Esatto. È giovane. Vincenzo, il tuo cinecomic preferito? Non so. Dai, tiraci fuori la perla. Sono un po' affezionato, cioè c'è sempre il primo Spider-Man che avrà un posticino con Tobey Maguire. No, perché è stato il primo ad aver portato i cinecomic in una certa direzione, a farlo diventare un super blockbuster. Dopo è tutto un super riciclo. Tanzo? Batman. Come il secondo, pure tu, per coso? Batman Returns. Sì, super top. È sicuramente il secondo Batman. Perché dice Batman e Robin per te? No. La Bat carta di credito mai uscire senza. Grande battuta. No, per me c'era, purtroppo c'era. Come cosa? Allego The Movie, arrabattiamoci. No, a me non era dispiaciuto anche coso, Matteo, moltissimo. Il primo è il Boy. Non era male, è vero. Grande film, secondo il me. Il due che sia più bello del primo. Secondo me fatto cagare. Non mi è piaciuto. Il primo invece mi è piaciuto tanto. Matteo, in verità Ghost Rider, tu mi hai detto, il primo con Nicolas Cage. Quello l'ho iniziato a vedere, ho smesso. Il secondo invece non è... Ne ho letto abbastanza bene. Vedi? Perché se non erro, e mi posso sbagliare... Vedi, è arrivato qui, ci abbiamo Mollica. E mi posso sbagliare, scusate. Quindi andate a controllare, è degli stessi registi di Crank. E mi potrei sbagliare. Perché sono in due, Crank? Sono due, Nevergreen e Taylor, mi sembra. Letto, poi è girato con due linee in Romania, c'è una roba proprio strana. Mamma mia, però sei contro la Romania, scusa. No, perché fatto nuova frontiera del fare cinema. Anche del porno? La Romania del porno? No, non era scherzando, non ho idea. Aspetta, Ghost Rider. Ma io dicevo che Ghost Rider a te ti era piaciuto per il fatto di Nicolas Cage. No, non sono riuscito a finire di vedere. Porca paletta. Va bene. Sei scemotto, aspetta, andiamo a controllare. Dai, veloce che stiamo chiudendo, che Jacopo a Spagna deve mettere un po' di sigla. Metti qualche sigla, qualche transizione, dai, fai qualcosa. Dai, veloce, Matteo. Metti la faccia sì. Chi?
Mamma mia, che schifo Watchmen. Mi ha sì, fatto Mark Nevertine e Brian Taylor. Sì. Sei un campione, Matteo, grande. Che sono quelli di Crank. Grande Matteo. L'abbiamo letto abbastanza bene. Grande Matteo. Ma a te probabilmente Watchmen è piaciuto Iac perché non hai letto il fumetto. Vabbè. Hai letto il fumetto? Infatti. Lui non legge fumetti. Però ci sono le figure sui fumetti, Pure a colori, non è nemmeno bianco e nero. Esatto, è anche a colori. Chiudiamo, vai. Ciao, domani. Ciao.